Sabrina, ho 28 anni e sono una docente di scuola primaria. Quest'anno ho vinto un concorso ordinario su posto comune e quindi sono una neoimmessa. Sono una neoimmessa che fa parte del Comitato Nazionale dei Docenti Vincolati e il motivo per cui ne faccio parte è che io vivo ad Imola, in provincia di Bologna, ma sono stata immessa in ruolo a Modena. E in un paesino, in particolar modo in un paesino montano che dista 1 ora e mezza da casa mia e che è possibile raggiungere soltanto in auto perché appunto non vi sono dei mezzi per raggiungerlo. Bene, sono quindi una vincolata. Già il termine vincolare sa di costrizione, ma viene giustificato con il dover garantire ai propri alunni la continuità didattica. Bene, io ritengo che l'unico modo per garantire la continuità didattica agli alunni sia quello di permettere ai docenti di stare vicino alle proprie famiglie e di stare dove realmente possono vivere bene, non attraverso una costrizione, anche perché per noi docenti non è un capriccio quello di voler tornare a casa. Mi sembra assurdo il fatto di poter pensare che sia un capriccio. Si tratta di un chiedere ai docenti di scegliere fra la propria passione, fra quello che fanno perché veramente è ciò che gli piace fare nella vita e la propria famiglia. Mi sembra una cosa, direi, abbastanza disumana. Piuttosto che appunto concentrarsi su per chi far valere il vincolo e su per chi no. Io piuttosto mi concentrerei sulle modalità con cui vengono fatte le assegnazioni delle province e soprattutto della sede. Inoltre, come dicevo prima, il termine vincolo è un termine che per i docenti non deve esistere per nessuno, ma appunto anche per i docenti non deve esistere e non solo per noi messi in ruolo, non deve esistere per nessuno, perché è un proprio il concetto di vincolo ad essere sbagliato.